Ciao a tutti amici, sono PFV007, sì, no, Lolo, chiamatemi come volete, e sono qui per fare la reaction al trailer di The Batman, film con Robert Pattinson, presentata al DC Fandom, evento mondiale trasmesso il 22 agosto. Io oggi sono in compagnia del Francis, Bella raga! Silverbomb89, Bella raga! e Frogger. Ciao! Allora, direi di dare un'occhiata a questo Viva la gang! trailer Dai, e iniziamo, iniziamo! fare due parole. Non perdiamoci in chiacchiere. Sì, sono carini. Ok. Basta bugie, ampicate le bugie. Sono il tuo amico segreto. L'identità. Non si buona sa. Fotografia, mi piace. Che gioia! Gioca con me e si vedrà. Questo per caso ti dice qualcosa? Questo sarà Gordon, no? No, questo sta diventando una celebrità. Sì. Mi sembra abbastanza un mortorio questo. Infatti, soprattutto quello che era dentro la pendina. Perché scrive a lei? Se sai giustizia, non fare il Pinocchio. Ma Pinocchio o Pinocchio? Qual è il Pinocchio? Tuo prezzo per no, chiudere? No, non è il Pinocchio, perché si parla di Pinocchio. Sì, ok, c'è Catwoman. Raga, secondo me cosa tu chi diavolo sei? Pinocchio o Pinocchio? Poi a che botte? Questo che mi intende che non devi mai andare contro sono Batman. Vendetta. Batman è oh! È fuori di testa! Sì, è vero. No, ma tu non è vabbè, ma ne bello sto logo. Ne fai parte anche tu. Com'è possibile? Pattinson. Vedrai. Bello. Ok, 2021, bello. Ho notato che Pattinson voglia proprio scrollarsi di dosso il personaggio di Edward Cullen in quella trilogia di Twilight. Comunque il trailer è carino, cupo. Bello. Cupo. Molto cupo, sì, ma secondo me spero che il film si rifarà un pochino alle atmosfere di Joker di Todd perché Phillips. No, figurati. Quelle sono delle belle atmosfere. Sì, dark. Sì, come la DC sa fare bene. Questa atmosfera dark, molto fast urbana. Giai. Ma non è vero. Ma è vero. Fast giai. Sì, la... Sì. Dai, la natura fa schifo. Raga, adesso ti dico ma io no, perché. Fa questo come film è degli molto altri bello. Film, infatti non piace manco un... The Batman. Vabbè, lo so, il DC Universe fa abbastanza schifo. Però, sì. Dicevamo... A me piacciono le atmosfere dark, ad Alessandro no. Francesco, cosa ne pensi? Sì, a me piacciono, sinceramente. Perché quelle secondo me sono giuste urbane. Per Batman. Quindi adesso interrompo la registrazione perché poi farò un'analisi un po' più approfondita da solo. Ma partiamo con l'analisi. Il trailer inizia con questa scena molto ben fotografata, dove c'è l'enigmista interpretato da Paul Dano, che secondo me è la persona giusta per interpretare quel film, io l'avevo apprezzato molto nel Petroliere, soprattutto, che sta scocciando il cadavere di Don Mitchell Jr., che è il sindaco di Gotham, a quanto si sta in fumetti. Gli scoccia la faccia e sopra c'è scritto No More Lies, ovvero niente più bugie. Questo... Perché? Perché il film sarà molto basato sulle bugie, parlerà appunto del secondo anno di esperienza di Batman, non vedremo lui che diventa Batman, fortunatamente. E appunto questa scena qua è molto interessante. Poi vediamo il Gordon di Jeffrey Wright, che ci sono state delle varie lamentele, perché
Jeffrey Wright è un attore di colore e dicevano ma Gordon è sempre stato caucasico. Io dico che se un attore mette in scena il proprio talento per interpretare un personaggio, il colore della pelle alla fine conta poco. Quindi è la persona giusta anche lui. Poi si vede Batman che gli arriva alle spalle e poi si vede questa scena di una parete in cui l'enigmista, vestito con questo mascherone, ha scritto la parola lies, bugie, su vari fogli di giornale che parlano appunto di Don Mitchell Jr., il sindaco. C'è anche questo stacco di questo bigliettino indirizzato a Batman, che è decifrabile, che nella prima pagina dice questa frase qua: cosa dice un bugiardo una volta morto? E sotto c'è la risposta cifrata. Collegandomi al ragionamento di Nerd Movie Production, Andrea, si può evincere che sia stata decifrabile in He Lies Still, quindi continua a mentire, oppure giace immobile, giace morto, una cosa del genere. Interpretazioni anche azzeccate perché è giusta per l'occasione. Poi si vede un altro foglio di cartone che inneggia al resto di Sal Maroni, che è questo personaggio italo-americano mafioso chiave nei film, nei fumetti di Batman soprattutto. E poi si vede per la prima volta appunto il pipistrello Batman, interpretato da un Pattinson, Robert Pattinson al massimo delle sue forme. Si vede poi la conferenza che annuncia la morte del sindaco tenuta dal procuratore distrettuale, e poi il funerale del sindaco, dove arriva improvvisamente una macchina da cui spunta un ostaggio con fissa al torace una lettera per Batman. Poi vediamo per la prima volta Catwoman, interpretata da Zoe Kravitz, che è la figlia di Lenny Kravitz, e poi il pinguino interpretato da Colin Farrell con chili e chili di trucco prostetico per renderlo grasso. C'è questa scena poi molto interessante degli scagnozzi truccati un po' alla Joker, che saranno sicuramente scagnozzi dell'enigmista, e un'altra scena collegata al funerale del sindaco, dove l'enigmista lancia una bomba a Batman con questi carrelli per gli artificieri in mezzo. Poi vediamo la Batmobile e Bruce nella Batcaverna nella scena finale con il logo, Batman che picchia come un fabbro, e insomma un bellissimo trailer che è tratto dalle riprese che sono state finora fatte, quindi il 25% del film, e si spera che arrivino nuovi trailer del film su Batman, nuovi aneddoti, considerazioni, sneak peek nel futuro. Il video finisce qua, io vi saluto e ci vediamo a un prossimo video. Ciao a tutti!